L'assenza di un relatore rappresenti un precedente per il rinvio di un provvedimento. Ne prendo atto. Si è fatto votare su una motivazione di questo tipo. Dove il relatore, motivazioni sue non lo so, non voglio sapere dov'è, rimanda il provvedimento di tutta un'arla parlamentare perché lui è assente. Ne prendo atto. Questo ovviamente non può che essere un precedente per quell'eguaglianza di cui parlavo prima del trattamento identico per tutti i gruppi parlamentari. Grazie. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 9, 200, 250, 273, 274, 349, 369, 404, 463, 494, 525, 604, 606, 647, 707, 794, 836, 886, 945, 1204, 1269, 1443, 2376, 2495, 2794, 3264A. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, numero 91, in materia di cittadinanza. Ricordo che nella seduta del 28 settembre è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Fedriga ed altri numero 1, non preannunciata in sede di conferenza dei presidenti di gruppo. Avverto che i tempi per l'esame della questione pregiudiziale di costituzionalità sono computati nell'ambito del contingentamento relativo alla discussione generale. Avverto che, a norma del comma 3 dell'articolo 40 del Regolamento, la questione pregiudiziale di costituzionalità può essere illustrata per non più di 10 minuti da un solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. Illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Fedriga ed altri numero 1 il deputato Cristian Vernizzi. Prego, deputato. Grazie, signora Presidente. Prendo atto che su un tema come quello dell'affido ai minori, per espressa posizione da parte della maggioranza, bisogna ragionare. Se manca il relatore, insomma, prendiamoci tutto il tempo possibile su un tema fondamentale sia per lo Stato italiano oggi, ma soprattutto per quello che sarà lo Stato italiano nei prossimi anni, sulla sua evoluzione demografica, sull'immagine stessa